Il graduale smantellamento dei presidi ospedalieri dell'ASL Napoli 1 in vista dell'apertura dell'ospedale del mare prevista per il 2015 sta creando in città parecchi disagi. A risentirne sono soprattutto gli utenti del centro, costretti ad allontanarsi per ricevere assistenza presso strutture già in affanno che hanno raggiunto livelli allarmanti di accoglienza. Siamo preoccupati, ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un incontro con la stampa, ma faremo il possibile per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Sia al rafforzamento delle strutture sanitarie, quindi molto bene l'ospedale del mare, ma no allo smantellamento e sia alla riorganizzazione. Noi vogliamo essere della partita, siamo preoccupati perché anche quest'estate abbiamo avuto segnali preoccupanti, c'è bisogno che in tutta la città, che è una città particolare, non ci sia uno svuotamento del presidio sanitario, soprattutto in un momento in cui le povertà aumentano, c'è anche tanta immigrazione, dobbiamo garantire la salute pubblica a tutti. Il primo passo è una riflessione sull'attuale sistema sanitario della città che coinvolga non solo i soggetti istituzionali interessati, quindi Comune, Regione e ASL Napoli 1, ma il personale medico e infermieristico delle strutture cittadine. Oggi siamo in un vero e proprio emergenza sanitaria. Questi continui smantellamenti, accorpamenti, chiusure di pronto soccorso, le persone non sanno più dove potersi rivolgere e quindi migrano in altri presidi ospedalieri della città, che già di per sé sono intasati. Negli ultimi anni sono passati da 6 a 2 i pronto soccorso operativi sul territorio, rimangono in piedi quello del vecchio Pellegrini e del Loreto Mare e sono attivi, ma con funzioni assistenziali ridotte, i 6 presidi ospedalieri del centro storico. Occasione per discutere e individuare soluzioni all'attuale stato di emergenza sarà il summit sulla sanità previsto a novembre con il coinvolgimento di tutte le realtà sanitarie presenti sul territorio. Non è un attacco alla regione, tant'è vero che abbiamo ottenuto di essere anche nel tavolo istituzionale, quindi regione, ASL e comune, però siamo preoccupati perché insomma in qualche modo in alcune scelte si è fatto a prescindere sinora. Quindi questo non va più bene e siamo preoccupati del fatto che continuano ad esserci, nonostante le notizie che dà il Presidente della Regione, tagli significativi su servizi essenziali. Quindi noi siamo per un rapporto costruttivo con la Regione, ma per un cambio di rotta. Stiamo contribuendo fortemente alla realizzazione dell'ospedale del mare insieme alla Regione, ma vogliamo contribuire anche perché ci sia un'organizzazione più efficiente dei servizi in città, non solo spending review e soprattutto che i cittadini sappiano che vicino casa hanno dei presidi di primo intervento, ambulanze, ambulatori, servizi importanti e sinora, devo dire, le politiche invece complessive che non ci appartengono hanno portato a uno svuotamento oggettivo che è sotto gli occhi di tutti.